Continua la rincorsa del Corato sul Molfetta, i ragazzi di Mr. Pizzulli archivano agilmente la pratica Fortis Altamura con il punteggio secco di 0-3, partita senza storia, nel primo tempo dirito si libera bene da una marcatura, si invola verso Sante, conclusione respinta dal portiere Altamurano che poi si supera sulla botta sicura di Petitti, deviazione in angolo, la Fortis lascia ampi spazi al Corato, al ventinovesimo Turai viene servito in una prateria, entra in aria, tocco con la punta e sfera che scivola lentamente. In rete e vantaggio De Nero Verdi al Tonino d'Angelo. I padroni di casa accusano il colpo e dopo pochi minuti al 33, Leonetti è tutto solo in aria e libero di depositare in rete la palla del raddoppio ed è 0-2. L'Altamura prova a scuotersi creando i presupposti per la rete, come in questa azione insistita che si chiude con la conclusione debole di Cannito. Nessun problema per Adario. Il primo tempo va in archivio sullo 0-2 per il Corato. Nella ripresa, la Fortis Altamura prova ad accorciare ma con poca sostanza. Il corato sfiora il tris con il colpo di testa di Santoro, Sante si rifugia bene in angolo, poi nel finale al quarantunesimo Godirin va via tutto solo, scarta il portiere e deposita la palla in rete per il definitivo 0-3. Triplice fischio e vittoria per il corato che resta a due punti dalla capolista Molfetta. Per la Fortis ora la classifica si complica, solo un punto nelle ultime tre gare.